Le sfumature verdeggianti della Valle dell'Aniene dipingono straordinari paesaggi, mentre su di uno sperone di roccia giace dolcemente adagiato il piccolo borgo di Rocca Canterano, oasi di pace a pochi chilometri da Roma, la città eterna. Siamo a Rocca Canterano, un piccolo paese in provincia di Roma, circa 55 km, ed è raggiungibile tramite la A24, autostrada A24 Roma-L'Aquila Teramo, all'uscita Castelmadamo o Vicovaro. Sono due alternative, una o l'altra, sono più o meno equidistanti. Lunga e affascinante è la storia di questi luoghi, un tempo strettamente dipendenti dalle vicine realtà monastiche. La fortezza di Monte Pietra, così come conosciuta originariamente, venne fondata nel 1084 da Giovanni, insigne monaco farfense. Dimora occasionale per i suoi miliziani, fu successivamente cinta di mura e rete a protezione del nascente villaggio. L'economia è un'economia ancora di tipo rurale, viviamo forse fin troppo di pendolarismo nei comuni vicino, soprattutto Roma, quindi una delle maggiori sfide che ci siamo posti è stata sempre quella di cercare di trovare nuove fonti di occupazione in modo che comunque non soffriamo troppo del fenomeno dello spopolamento che in questi ultimi anni ci sta penalizzando parecchio, e la volontà sarebbe quella di ritornare alle vecchie tradizioni rurali, agricoltura, pastorizia, che comunque conservano ancora il loro valore. Il patrimonio naturalistico rappresenta certamente la più grande ricchezza di Rocca Canterano. Tantissimi sono i percorsi naturalistici da vivere a piedi o in bici, che si snodano nel suo territorio, geograficamente inserito nel comprensorio dei Monti Ruffi. A poco più di 800 metri sul livello del mare si apre il pianoro del Merro. È un bellissimo laghetto naturale in cui si specchia la variopinta vegetazione circostante. Le bellissime pareti di roccia aspettano poi gli amanti del brivido, pronti a vivere le adrenaliniche esperienze grazie a queste palestre naturali attrezzate. Scendendo verso il centro abitato, è d'obbligo far tappa nella pittoresca frazione di Rocca di Mezzo, dove dalla centrale piazza dell'Olmo si aprono strette viuzze dal fascino senza tempo. Dopo una passeggiata, avvolti nella rigogliosa natura circostante, ci si ritrova a percorrere i fioriti vicoletti del centro storico di Rocca Canterano. Antiche suggestioni vi accompagneranno, regalandovi scorci dalla bellezza unica, in cui il tempo sembra essersi fermato. È da qui che è possibile ammirare la bellissima chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, edificata sulla roccia viva nel lontano XVII secolo, in stile tardo barocco. La facciata fu realizzata nel corso della ristrutturazione avvenuta durante la prima metà del Settecento. All'interno, un grosso oculo di colorato vetro di Murano, raffigurante l'Eucarestia, sovrasta la tela a olio dell'altare maggiore,
su cui nel 1910 l'artista Tito Troia raffigurò l'Assunzione di Maria. Certamente degna di nota è la Cappella del Divino Amore. Fiori in stucco decorano la cupola, mentre sull'altare troneggia la macchina della Veneratissima Vergine. Il percorso alla riscoperta degli angoli più remoti del borgo conduce nella parte più antica dell'abitato, che ancora oggi, nella sua complessità, conserva il tessuto edilizio originario. Qui scoprirete la piazza di Corte, nucleo fortificato di rocca canterano, e dal quale si sviluppò successivamente tutto l'abitato. Diverse sono le manifestazioni di rocca canterano, divise tra le tradizionali ricorrenze religiose e le feste pagane, legate al mondo contadino e folcloristico. I due eventi principali, sicuramente quello dal punto di vista religioso, è la festività dell'8 settembre, la Madonna del Divino Amore. E invece un altro evento molto folcloristico e che richiama parecchie persone anche da fuori Roma, anche da altre regioni, è la Sagra della Ro, la festa del Cornuto, che si svolge il secondo weekend di novembre in prossimità della festa di San Martino, che tradizionalmente è il protettore dei cornuti. Vera e propria attrazione per il piccolo borgo laziale, la festa del Cornuto si caratterizza per la processione goliardica, accompagnata da canti e filastrocche. Quando parte il corteo, la strofa che io racconto è: alla rocca benvenuti voi grandissimi cornuti. E quindi un benvenuto a tutta la gente che è lì, che ci aspetta. Il mio ruolo nella festa è quello del poeta. Io accompagno il gran cornuto, un po' tra virgolette come faceva Virgilio con Dante, e accompagno il gran cornuto seduto sulla sedia che dalla parte più alta del paese arriva fino qui in piazza, accompagnato da mie strofe. Conoscere la cucina tipica di Rocca Canterano vuol dire entrare in contatto con una parte fondamentale della sua cultura. La cucina tipica è la protagonista delle tradizionali feste del paese. Assaggiare i tanti prodotti locali è sicuramente un ottimo motivo per far tappa in questo borgo, dove a tenervi compagnia sarà l'assoluta accoglienza dei suoi abitanti. In questo tavolo abbiamo i prodotti tipici del nostro paese. Questi sono i gnocchetti, i zagurri e i ciacamariti, che vengono fatti sostanzialmente con acqua e farina gialla. Queste sono le marmellate, le prugne, albicocche, ciliegie e il miele, che viene prodotto sempre qui da noi. Poi ci sono le crostate salamitre, che vengono da un forno qui vicino, e anche il pane viene prodotto da loro. Poi ci sono le castagne, i formaggi, che vengono da un caseificio qui vicino, sempre comunque tutto fatto da loro. Il turista dovrebbe visitare il nostro comune, perché è difficilmente immaginabile che a pochi passi da Roma si riesca a vivere un paesaggio così particolare e così diverso, e immergersi in una tranquillità che riesce a far spezzare dal caos quotidiano che purtroppo ormai è caratteristico di tutte le grandi città. E oltre a questo c'è un tessuto sociale, culturale, di tradizioni, iniziative di vario genere, che comunque fanno sì che questo soggiorno sia gradito e lieto per i turisti. Rocca Canterano, la tappa di viaggio ideale per chi vuole godere di un rilassante soggiorno scandito dai ritmi lenti della natura.